Ah, penso che abbiamo incontrato una squadra che, soprattutto nella fase break, aveva più energie di noi, è riuscita a spingere più il servizio, a difendere qualche palla in più di noi. E noi purtroppo invece siamo stati poco lucidi e poco bravi a far questo. Abbiamo subito comunque in ricezione un pochino al loro servizio, alla fine abbiamo finito con più di 10 punti percentuali di ricezione più bassa rispetto a loro e il loro palleggiatore con palla in mano ha fatto delle buone scelte. E noi abbiamo provato a rimanere in partita, peccato per quel terzo set che eravamo riusciti a recuperare, non siamo stati abbastanza bravi da chiuderlo, poi dopo forse le energie sono venute un po' meno e abbiamo provato a stare in partita, ma effettivamente loro sono stati oggi più lucidi e forse più in forma di noi. Ecco, oggi tanti passaggi a vuoto, solo una questione appunto di tenuta fisica, perché comunque gli impegni ravvicinati sono molti o c'è stato anche qualcos'altro? Noi veniamo comunque da un mese dove ci siamo andati praticamente mai. Le ragazze sono state qualcuna anche non benissimo, quindi in questo momento la condizione è un po' questa. Magari giocando ogni 3 giorni, anche chi ha fatto una bella prestazione pochi giorni prima, magari non riesce a ripetersi sui stessi livelli. Adesso, senza far nomi, oggi abbiamo avuto sugli esterni, abbiamo fatto fatica a trovare dei riferimenti importanti, a parte la De Gradi che per buona parte della partita è stata comunque in palla, e quindi è ovvio che con una squadra dall'altra parte che comunque batteva forte era fondamentale avere anche delle uscite su palla alta che funzionassero e stasera abbiamo fatto fatica. Vi ha un po' sorpreso Bergamo questa sera? No, sorpreso no, perché comunque è una squadra che ha delle buone giocatrici, esperte e poi venivano da un momento comunque buono. Avevano fatto dei buoni risultati, sapevamo che avevano fatto comunque loro 10 giorni in cui avevano potuto allenarsi bene dopo l'ultima partita con Busto e noi invece probabilmente 2 partite così ravvicinate le abbiamo pagate un po'. Questa sera purtroppo la Bici non è riuscita a ripetere la prestazione di domenica con Busto e abbiamo provato a spostare di nuovo Ungureanu da 2 che poi tutto sommato ha fatto forse meglio da 2 che all'inizio da 4. E poi dopo però ci è mancato un po' di terminali di palla alta da posto 4 e quindi la coperta è stata un po' corta. Diciamo che abbiamo sofferto un po' il fatto che comunque sia in 4 non abbiamo trovato una giornata brillantissima né Stranzali né alla fine anche la Giovannini che è entrata ha fatto qualcosa di buono in seconda linea, poi però magari davanti abbiamo peccato perché non siamo riusciti a chiudere i palloni importanti.